Ciao a tutti, buongiorno. Oggi è il turno di Francesco Crispino con la sua La peggio gioventù. Lui è sceneggiatore, professore di cinematografia, e critico cinematografico e regista. Questo romanzo nasce da una sua sceneggiatura, cioè c'era una sceneggiatura che teneva nel cassetto, che non ha mai visto la luce, non è mai diventata un film, però merita comunque di diventarlo, e un giorno ha deciso di trasformarla in romanzo. E lo ha fatto, e non ha trovato editori, per cui se l'è autopubblicato con il mio libro. Poi tra l'altro c'era un concorso e solo i primi tre vincevano la pubblicazione, e lui arrivò quarto. Se non che il libro è tanto valido che è stato ripescato niente poco di meno che dalla Newton Compton. E parliamo appunto di La peggio gioventù di Francesco Crispino, edito da Newton Compton. Quindi questa è una delle rare eccezioni che faccio, in cui parlo di libri che poi sono stati pubblicati da editori, diciamo, importanti. Di cosa parla questo libro? Allora, parla della... il nome stesso lo dice, parla della peggio gioventù, che è il contrario della meglio gioventù, quindi non a caso c'è questa situazione opposta al film di Marco Tullio Giordana. Che cos'è la peggio gioventù? Sono i delinquenti, sono i bulli di quartiere, sono i criminali, sono quelli che nascono nelle periferie e da lì creano il loro impero. Ma c'è una cosa molto importante che viene raccontata in questo libro, è come si trasforma la malavita a cavallo degli anni 60 e gli anni 70 a Roma, nella periferia di Roma. Inizialmente questi malavitosi, che sono i protagonisti del libro, quindi diciamo questo libro è un noir, questi malavitosi sono dei bulli di quartiere, un po' evoluti diciamo, perché comunque sono persone forti, persone che picchiano, persone che si danno da fare per difendere il territorio, ma questo è quello che fanno, difendere il territorio e vivere di piccole azioni delinquenziali, no? Non sono gli imperatori della mala che abbiamo visto poi sorgere con la banda della Magliana. Infatti questo è l'evoluzione della malavita, partendo da quello che erano i delinquentelli di Tormarancia, quartiere periferico di Roma, arrivando a poi alla banda della Magliana, che diventa un monopolio di malavita tra i più spietati della storia delle nostre città. Alcuni passaggi di questo libro sono scritti in dialetto, i dialoghi chiaramente, ma non c'è da spaventarsi, perché il dialetto romano in fondo è solo una calata, è solo un modo di parlare, non è un dialetto che contiene in sé una lingua, almeno lo era ai tempi di Belli, oggi non lo è più, quindi è fruibile comunque. E poi un'altra caratteristica di questo libro è che il capitolo introduttivo è un evidente omaggio a Pierpaolo Pasolini, e tra l'altro l'autore Francesco Crispino si è laureato con una tesi sulle 120 giornate di Sodoma, quindi conosce molto bene l'opera di Pasolini e, come dicevo, è un professore di cinematografia, quindi queste cose le conosce molto bene. Leggiamo un frammento della quarta di copertina. Roma, 18 ottobre 1972. In un bar del quartiere popolare di Tormarancia è radunato un gruppo di amici, la piccola malavita che controlla i traffici della zona. Sergio, ex promessa del pugilato, è il capo indiscusso ed è anche il protagonista. La sua parola è legge nella borgata. Improvvisamente una Fiat 125 si ferma davanti al locale e i colpi di arma da fuoco saturano l'aria. Un episodio di cronaca nera che occuperà le prime pagine dei giorni dell'epoca, destando allarme in una città che si è ormai lasciata alle spalle gli anni della dolce vita ed è attraversata da una spirale di violenza incontrollabile. A infiammare lo scontro tra le bande ci pensa lo spietato e sanguinario Danilo, detto il Camaleonte, che anni dopo compirà un salto decisivo nella sua carriera criminale, entrando a far parte della famigerata banda della Magliana.
Leggiamo un frammento di questo libro, un frammento del capitolo 1. E prima del capitolo 1 c'è un prologo, e il prologo è quello che secondo me è scritto con spiccato gusto pasoliniano. Capitolo 1. Aveva gli occhi fuori dalle orbite, il volto gonfio e la guardia destra traballante. Sergio veniva avanti con foga, ma il toro di Alatri gli saltellava intorno mentre con il destro rientrava con fastidiosi jab non appena lui accennava a scoprirsi. Sulla sua fronte il sudore si mescolava alla brillantina dozzinale che colava dai capelli, mentre nella bocca, ormai quasi completamente aperta, la lingua dondolava sostenendo il paradenti. Con il passare delle riprese, la fatica e la sofferenza iniziarono a prevalere, mentre il corpo a corpo tra i due si fece sempre più acceso e i colpi al bersaglio grosso sempre più potenti. Sul ring l'atmosfera era rovente. Il pubblico sembrava apprezzare e incitava rumorosamente i due pugili. La genesi della banda della Magliana, il sottotitolo di questo libro, tra l'altro non l'avevo detto, di cui raccomandiamo vivamente la lettura. La peggio gioventù di Francesco Crispino. Arrivederci. Thank you.